Ti posso dire una storia che io ero vicino a Ravenna, con la rotina, ero solo laggiù perché allora mio babbo era malato, i miei fratelli, uno era sposato e uno era militare, allora ero solo. Perché io ho cominciato a girare da solo che non avevo neanche 17 anni. Perché gli dico, io e mio babbo eravamo vicino a Cesena, mio babbo stava poco bene, andò dal dottore, il dottore lo ha visitato, dice lei addirittura dovrebbe andare all'ospedale perché c'ha la pleurite. E dice, tutti i modi che ha detto come mai qui, ha spiegato più o meno come ci troviamo qui, che siamo a rotine ambulante, che veniamo dal Friuli. E allora dice, lei deve andare a casa perché altrimenti se non si cura va in TBC. E allora lui dice, andiamo a casa. E io dico, babbo andate voi a casa, io non sono malato. Io compiuto i 17 anni di marzo e questo era dell'anno prima di ottobre. E lì cominciai ad andare a girare da solo. E dice, come devo fare? Come devi fare? Farò. Dico, se non altro mangerò via da casa. O per l'elemosina, o con la rotina, o con qualche cosa. Infatti iniziai lì la mia attività e avevo coraggio. E trovavo anche bene. E facevo, non dico come adesso, facevo come potevo, ma tutti i modi quei clienti mi hanno continuato a ridare anche dopo, vuol dire che erano, diciamo, non soddisfatti 100%, ma erano contenti, no? Sì, sì. Allora adesso, poi sono venuto su per Natale, perché si veniva qui, noi, perché non, qui non c'era la routine, a quei tempi c'erano rare la routine di professione, più che altro si andava via qui di stagione, perché qui si faceva, aveva due mucche, come ho detto prima, c'era i lavori quando faticosi, i uomini venivano a casa per falciare, adesso in questi giorni venivano metà giugno e alla fine di agosto tornavano e venivano poi per Natale, no? Che dopo si arrangiavano le mogli a fare tutte quelle robe, magari faticose lo stesso, ma sì. Allora non c'erano routine proprio di professione. Erano così, andavano via per poter accumulare, perché dato che qui l'economia era povera, altra povera economia, messe due poveri insieme forse facevano per uno, no? Capite? Allora vicino a Ravenna, a San Pietro in Vincoli, vedi da lontano, già ho visto una rotina là che lavorava, una persona un po' anziana, e mi faccio avanti, e sono venuto lì, era pomeriggio, dice, buonasera, collega. Io ero giovane, mi ha dato una guardata quasi come una sfida. Collega, io, collega, dice. Allora, di dove vieni? Dice, beh, mi ha salutato, ma così con un po'. Di dove vieni? Beh, dico, dalla provincia. Io anch'io credevo che fosse trentino, perché io non l'avevo mai visto prima. E dico, vengo dal Friuli. Di dove? Da Resia. Allora mi dice in dialetto, si de Rosayen, che vuol dire sei un reziano, e io, sì, chi deve giudicare che gente sei? Dico, se tu rui a bottino sin, posso dire anche, no? Certo. Se tu rui a bottino sin, cioè sono figlio di Odorico Bottin. Quando ho detto questo, mi emoziono sempre quando dico questa scena. È smontato, mi ha baciato da tutte e due le parti, mi ha abbracciato, dice, tu rui bottin, vince a me che me ne ha, Odorico Bottini è il più grande amico che ho nella mia vita. Allora dice dopo, stasera c'hai la loggia? Mi dico no, sono venuto qui, di stasera andiamo a dormire assieme. Tu mangia e bevi, ma sempre zitto, parlare parlo io, no? Perché lui era conosciuto lì, perché questo signore era un grande maestro ed era anche una persona molto intelligente. Lui aveva messo negozio da rotino prima a Sacilli, no? E lì per lui era poco, perché lui diceva che per negarsi bene bisogna negarsi nel mare. Allora andò a Treviso e lì fece un gran negozio e lavorava. Però il suo sbaglio è di aver sposato la donna sbagliata, capite? Perché mi disse, se io sposavo, ha detto anche il nome, Pina Petriova, qui di una, che è di Stolvizza, una signora, che si vede che lui ci girava un po' dietro. Ma dopo trovò questa qui che era venuta qui a fare la maestra, trovò questa qui, si innamorò, ma era quella che l'ha rovinato. Ha vissuto tutta la vita assieme, ma questa donna spendeva più di quello che si guadagnava. E quando lui
che si riforniva di coltellerie perché aveva tutto, no? Da vendere a rotino, a rotava, a filare, perché era molto, molto bravo anche come filare a quei tempi, forbici, robe chirurgiche, robe di chirurgia, no? Dei ospedali, perché allora non è come adesso si usa e getta, allora i bisturi li facevano affilare da dei artisti, li facevano, imbrunivano e diventavano come nuovi e tagliavano come rasoi, sì, tagliavano come rasoi. Allora lui era specialista di tutto questo lavoro, ne aveva anche troppo e aveva una grande vendita, perché non venivano solo per affilare, venivano anche per rifornirsi, lui che sapeva gli attrezzi buoni per vendere, no? E purtroppo, dice, una ditta, Morrocutti di Brescia, era quello che lo riforniva più di tutti, sì, quello che le forniva di più, sì. E quando è venuta qui dice: signor Butolo, lei qui non ha più niente. Quando il rappresentante è venuto dentro, che ha guardato che lui la roba la vende perché non c'è, e soldi da pagare le tratte non c'ha, dice: lei non ha più niente, deve andare via di qui. Dice: mi ha contato a me, mi è caduto il mondo addosso. Tutti i modi, dice, mai piegare la testa. Dice: mi sono fatto fare una carriola di quelle a mano e non voleva stare nel Veneto perché aveva sempre paura di incontrare qualcuno che lo conosce. E andò nell'Emilia Romagna e là fece, ha girato per circa 20 anni, lo conoscevano tutti. E quando veniva lui nei contadini, dove veniva, si radunava tutti i contadini vicino, è arrivato la rotina, veniamo a ascoltarlo. Perché lui un po' era intelligente e un po' anche le gonfiava poi le cose, no? Ed era una persona, per tornarci quella sera, andiamo da questo contadino a dormire. E ci hanno trattati, il mio amico, questo figlio di mio amico, ah, beh, piacere, tanto piacere, siete ben accolti, benvenuti qui in casa. E da mangiare e da bere, perché in Romagna si sa, si mangia bene, so. E da mangiare e da bere in quantità, e abbiamo lavorato con questo amico ancora un due giorni, sempre che aveva, noi a Rotini qui, quando ci si trovava, se c'era uno in difficoltà, ci si aiutava. E lui mi aiutò, dice, perché io poi non avevo esperienza, mi ha anche insegnato come si deve fare certi attrezzi, no? Capite? Quegli attrezzi si deve fare così, si deve affilarli così, si deve affilarli colà, le forbici le deve schiudare tutte giù, perché il segreto della forbice è sotto la vite, capite? Perché l'interno della forbice deve essere pari. Cioè deve partire di qui dove c'è la vite, deve guidarla pari per poter che tagli, come ho detto anche prima, perché se non è pari non taglia. Allora lui mi dice, te non so come fai, ma devi smontare tutte le forbici giù. Capite? Deve partire da dietro per arrivare là, deve essere tutto preciso come un vetro, che poi la forbice non è neanche dritta, piega un po', e bisogna farla così perché. E lui mi ha insegnato, dice, due giorni che con lui mi ha visto, beh, dice, sei abbastanza bravo, dice, abbi volontà che diventerai un buon arrotino, mi disse, no? E dopo ci siamo trovati, dopo lui, Barimo, lui messe bottega in età che aveva un 55, messe bottega a Ravenna, negozio, ha avuto la rivalsa, capite? E mi ha contato anche questo, quando dopo lui venivano, sai, rappresentanti di diverse aziende, viene un giorno, dice, uno con una borsa, un bel signore tutto, viene dentro, dice, io sono rappresentante e rappresento la ditta Morrocutti di Brescia. Via! Gli ha detto. Via! Questo qui, ma cosa succede? Non ha voluto spiegargli. Non ha voluto dire che lui ha detto che loro mi hanno rovinato, dice, quel, perché lui ha detto, dice, abbiate pazienza, no? Quando era a Treviso. Ma aveva ragione un po' anche la ditta, perché pazienza ne avevano avuto anche prima, ma quando vedevano che, sì, come io ho contato prima, sì, sì. Infatti dopo lui messe negozio a Ravenna e lei lavorava, perché tutti in giro, beh, non passa più il nostro rotino, perché vi dico così, il nostro rotino, no? E allora, ma che è Ravenna, che ha negozio via Mentana a Ravenna? E lavorava, sì, ha fatto veramente carriera, sì, sì. Che dopo lui quel negozio lo vendù a uno che era sposato, era la sua moglie di questo qui, era il suo nipote, l'ha venduto a lui, che dopo ha lavorato, che ha fatto tanto, ha fatto progresso questo qui, che era una rotina ambulante,
E dopo lì ha comprato appartamenti, ha studiato figlio dottore, tanto ha una villa qua su, capite? Perché non c'è bisogno di domandare uno quanto guadagna, deve vedere come si comporta la famiglia, no? Sono arrivati lì che non avevano niente e dopo sono diventati, non dico signori, ma gente che... Benestanti. Bene, ecco, capite? Sì, sì.